è successo che c'era un mio compagno di classe che si chiamava Nanni Moretti, e il quale era invaghito per il cinema, sapeva di questa mia attrazione per il teatro, insomma, e quindi in qualche maniera ci si vedeva, si andava al cinema insieme, si parlava. E quando lui cominciò a fare i suoi primi cortometraggi, chiese una mano, un aiuto da me, cosa che io ben volentieri gli ho dato, e lì sono nate le sue prime riprese in Super 8, piccoli film della durata di dai 15 ai 25 minuti, e che poi l'hanno portato a fare quel piccolo ma grande film che era Io sono un autarchico, anche quello girato con la telecamera in Super 8 e con grandi difficoltà, che però a lui e anche a me, insomma, diede una svolta nella vita fondamentale. Poi da lì abbiamo fatto Ecce Homo, dove dietro c'era una produzione vera, insomma. E poi lui è partito, è sfondato, insomma. E io ho scoperto la possibilità di fare questo mestiere professionalmente. Sì, sì, Paolo Villaggio è un personaggio unico, perché era quella persona molto divertente che, insomma, possiamo immaginare, ma era anche una persona però con una sua vita interiore, una sua timidezza, devo dire, che mascherava a volte anche un po' con atteggiamenti un pochino da saccente, no? da trombone. Però era essenzialmente molto, molto timido e anche, credo, molto buono. Ecco, credo di aver colto questa sua caratteristica di persona profondamente umana, veramente. E il film, io ho fatto le comiche, in cui chiesi al regista Neri Parenti, ma come mai hai pensato a me, che allora avevo già... avvicinava ai 40 anni, per un ruolo così di sposino, che all'epoca sì, forse ora ci si sposa pure quando ci si sposa a 40 anni eppure oltre, però all'epoca mi sembrava quasi un po', era un po' troppo grande, ecco, per quel ruolo. E comunque non avevo l'aspetto di un giovane, perché diciamo io ho perso i capelli prestissimo. E lui disse, no, proprio questo fa ridere, cioè il fatto che tu... non sia apparentemente così giovane come quel ruolo richiederebbe, no? Io facevo il ruolo di uno sposino molto ingenuo e timido, e lui trovava che fosse un'idea comica forte, proprio questa. Il film fu molto piacevole da girare, perché insomma due grandissimi attori come Pozzetto e Paolo Villaggio. Era forse la prima volta che mi trovavo a fare un film di quel tipo, in cui le gag venivano scandite proprio in una maniera rifacendosi un po' alle vecchie comiche, no, di un tempo. E fu un'esperienza anche quella molto sudata, perché quasi tutti i film si girano purtroppo col caldo. Era agosto anche in quell'occasione, del 90 per l'esattezza, e andavo una volta su in montagna a Solden, dove poi alcuni arrivarono proprio nel ghiacciaio a girare alcune scene, no? Io rimasi più a valle, però quello fu un momento di refrigerio, devo dire, una settimana quasi di vacanza. Allora, la mia carriera si è evoluta molto bene, appunto con il teatro, in questo teatro e non solo, grazie anche al mio incontro con Tiziana Lucattini, con la quale ormai formiamo una squadra, e io grazie a lei posso fare tantissime parti, tantissimi spettacoli. In questo momento ne ho almeno 5-6
in cui in tutti ho una parte importante, in tutti questi spettacoli ho collaborato anche creativamente e che mi fa molto piacere, devo dire, riprendere anno dopo anno, soprattutto gli spettacoli per ragazzi che ancora portiamo in giro per tutta Italia e che hanno insomma, un grandissimo riscontro da parte delle scuole che vengono a vederci, insomma, ed è molto bello questo rapporto con i ragazzi che mi ha anche insegnato qualcosa perché i ragazzi sono persone, ecco, non sono bambini, sono molto esigenti e io ho capito con loro che tipo di rapporto deve avere l'attore col pubblico e soprattutto che cosa bisogna dargli, perché io non voglio mai annoiare, io non sopporto il teatro di parola, cioè in cui l'attore dalla vita è in su, no? Che parla e basta. Tutti gli spettacoli che faccio io mi do anima e corpo e ancora adesso, malgrado la mia veneranda età, faccio cose insomma fisicamente molto impegnative, alla fine sono stanco, morto, strasudato, ma sono veramente, veramente felice. Alla fine di ogni spettacolo spesso parlo col pubblico, mi rivolgono delle domande, io cerco di dare delle risposte, scherziamo, ci sono delle battute fra di noi. E tanto, tanto affetto.